È un progetto che ha un certo percorso, che è iniziato da quando abbiamo cominciato a fare gli stage e che abbiamo cominciato a pensare come si può migliorare sempre più questo processo, che è un processo che ha un senso sia interno che esterno, cioè interno nel senso che aiuta il personale a crescere con certa e rapportarsi in una certa maniera. L'esterno, perché in questa maniera riusciamo anche a esportare, tra virgolette, alcune competenze, alcune conoscenze di cui il territorio ha bisogno. Quindi i due aspetti. Ecco, il progetto vuole creare un filo conduttore che non sarà chiuso qua, ma sarà sviluppato ulteriormente, e quindi siamo partecipi, che siamo una parte di tutto questo percorso in maniera positiva. Cioè, non dobbiamo subirlo, ma dobbiamo essere anche propositivi, oltre che vediamo dal punto di vista nostro personale, ma vediamo anche un contesto più ampio. Giusto? Ecco, Liliana è la regista di tutto questo, pratica di tutto questo processo, e speriamo di esportarlo anche come modello in altre aziende, e questo sarebbe un po' l'obiettivo. Bene, chiudo qua perché sono diventato troppo promesso. Troppo televisivo. Applausi. Applausi è un sottotitolo che non c'è, ma che scorrerà, e come dire, volentieri, insomma, nel senso che io chiaramente sono di parte con voi, perché siamo un po' oggi un po' il frutto, no, dell'attività che abbiamo iniziato. Welcome. Ciao Giacomo. Buongiorno. Oggi siamo proprio in presentazione. Oggi siamo un po' il frutto di quell'attività che abbiamo iniziato a fine novembre con i tre gruppi. Ben arrivato, passare sotto la videocamera strisciando col passo del saguaro. E sono stati relativamente pochi, no, gli incontri, nel senso che abbiamo fatto 5 incontri, e quando abbiamo iniziato ci siamo focalizzati sulla figura professionale del trainer, andando a vedere anche alcuni, no, collegamenti con la figura professionale del tutor. E poi al secondo o terzo incontro ci è venuta l'idea, quindi grazie per la regista, ma abbiamo anche, insomma, un produttore ben più importante di me, che mi ha lanciato l'input dicendo: ma perché non fare l'incontro finale, una presentazione, per mettere un po' in pratica sul campo e per dare anche un po' di soddisfazione ai partecipanti rispetto a questo iniziale, no, introduzione sulle competenze del trainer. E quindi poi il quinto incontro abbiamo preparato le presentazioni. Quindi io sono spudoratamente di parte, perché so già che avete fatto un ottimo lavoro. È importante però non tanto che lo sappia io, quanto che lo così condividiate anche con i vostri colleghi e con tutto l'entourage del gruppo della meccanica. Grazie ad Andrea, che ha questo compito ingrato, mi diceva prima, di registrarci. Quindi è imbarazzante per tutti. Facciamo che ci dimentichiamo momentaneamente di Andrea e procediamo come abbiamo fatto nei nostri incontri di gruppo, per cui c'è un computer, c'è una presentazione, direi un 10-15 minuti ciascuno, non c'è problema, minuto più, minuto meno. Mi faccio carico io di essere un po' la donna timer, e faremo quel gesto convenzionale che a metà del tempo ve lo segnalo, se vi può essere utile, così vi tratto un po' rispetto anche ai tempi che fanno parte della gestione del trainer. Quindi, visto che Giuseppe Guidolin mi segnala che io sono fuori tempo, ringrazio, vi do il buongiorno, vi invito così a fruire di queste belle presentazioni e passo la parola a Giuseppe, che appunto è il primo in calendario e ci presenta con lo strumento delle sketch notes, e già vediamo uno strumento innovativo nella formazione, il ruolo del trainer evoluto, così avete anche un sunto di alcune delle cose principali che ci siamo detti durante i nostri incontri. Diciamo. Prego. Tanto buongiorno, mi presento per chi non mi conosce, sono Giuseppe Guidolin, sono qua dall'87 e insieme con il mio gruppo e con Liliana abbiamo cercato di riassumere, visto che mi divertivo a disegnare finché lei spiegava, e però perché non presentiamo quello che abbiamo fatto con le sketch note, e quindi da qui è partita l'idea di fare questa presentazione per quanto riguarda le sketch note, trainer e tutor, due in uno, è un rischio corso, vediamo se riusciamo a farlo in 15 minuti. Allora, la presentazione partirà dal fatto che finché facevamo il corso io ho preso gli appunti con un metodo un po'
diciamo, innovativo, nuovo, che qualcuno avrà già conosciuto perché ha fatto il corso. E ho cercato di riassumere praticamente il corso in quattro fogli. L'input era di starci in un foglio, quindi una lezione per foglio. Allora, che cosa sono le sketch note? Non prendete paura, le sketch note sono una maniera per diciamo, esprimere concetti attraverso le parole e i disegni, i simboli convenzionali o non convenzionali, a seconda che voi li usiate per persone che non conoscono il vostro linguaggio o per voi stessi, quindi potete usare le sketch note per prendere appunti o per gestire una conversazione in pubblico. Su cosa si basano il principio delle sketch note? Le sketch note si basano sul principio che il cervello, come qualcuno di voi saprà o non saprà, comunque cerchiamo di spiegarlo, è diviso in due emisferi, il destro e il sinistro. Nel sinistro c'è, lo chiamiamo il modo verbale, nel destro il modo visuale. Cosa vuol dire? Nel sinistro uno si concentra sulla parola e memorizza la parola che ha scritto, quindi quando pensa alle nuvole gli viene in mente la parola nuvola. Invece nella parte destra memorizza i concetti in base alle immagini, quindi quando pensa alla nuvola ha l'immagine della nuvola, quando pensa alla terra ha l'immagine della terra e quando pensa al televisore gli viene l'immagine del televisore. Quindi un flash di immagini. Questo serve per, diciamo, al nostro cervello per collegare i concetti in maniera razionale e anche irrazionale. Vedremo perché. Allora, quindi le sketch note si propongono come uno strumento per creare equilibrio tra la parte, diciamo, verbale e la parte visuale. Come fa? Conoscendo il funzionamento del cervello, si vede che la parte sinistra è la parte verbale, analitica, in tempo, razionale, logica, lineare, quindi concetti lineari. Dall'altra parte abbiamo la visuale, la senza tempo, la chiamiamo la temporale, e il resto l'intuitiva, la globale. Okay? Quindi ci sono due maniere di pensare diverse, sul lato sinistro e sul lato destro del cervello. Quindi gli appunti presi in una certa maniera richiamano il bilanciamento delle due aree, quindi avremo quello che si chiama il bilanciamento cognitivo, che permette di sfruttare al massimo le due aree del cervello, quindi non lasciamo una a dormire e l'altra fa tutto lei al contrario. Naturalmente ci saranno persone che sono più portate verso la sinistra o verso la destra. Il fatto di sapere che c'è anche l'altra forse ci aiuta a sfruttare meglio le nostre capacità. Alla fine, quando uno ha finito di fare il corso, ha un'immagine globale. Questa è una sketch note tibetana, è una mandala, e conoscendo i simboli uno può risalire alla storia del Buddha e di altre cose, quindi vediamo che non è un concetto nuovo, è solo riscoperto, nulla si fa, si ricicla tutto. Infatti, alla fine, lo sketch cos'è? Lo sketch ha uno schema generale in cui sono dei frame, qualcosa che contiene dei manifesti, delle figure, delle facce, dei font, dei contenitori per le, diciamo, le informazioni, le frecce, i divider, quindi alla fine c'è un miscuglio di cose che ci aiuta a memorizzare i concetti. Da qui partiamo di come abbiamo fatto il corso sketch, il discorso train e tutor. Allora, prendiamo il corso train e tutor, vedete, il trainer e il tutor, il trainer è quello che tira, il tutor è quello che ha lo studio, il gruppo è quello C, e la prima cosa che ci siamo domandati è chi è il trainer. Il trainer, a seconda delle situazioni, abbiamo visto, può essere uno, nessuno, 100.000. Tutti possono essere trainer, basta capire cosa è il processo di training. Allora, il trainer è quello che si preoccupa di portare una persona verso un risultato, verso un obiettivo. Naturalmente, per portare la persona verso un risultato, verso un obiettivo, ci vuole la motivazione. E dipende dal carattere, sia del trainer e sia del tutor. Infatti, le due frecce indicano le caratteristiche, cioè devono essere due cose che si parlano insieme. Se non c'è appunto un rapporto tra il trainer e il tutor, non si riesce a fare niente. Quindi serve la motivazione. Per questo, il trainer e il tutor lavorano insieme. Vedete che lavorano insieme, si vogliono bene, sono amici e lavorano. Lavorano per un obiettivo e hanno dei target. Dei target, quindi vuol dire che si rivolgono dei target, quindi a delle persone, a degli operatori, a dei manager, a dei medici. Quindi abbiamo messo due cose che per me rappresentano i target diversi, che sono Milk e Negri, se da voi dicevano tessi da latte o tessi da uovo, quindi dai già. Allora,
che metodologia usa, che, quindi per fare questo ci sono delle metodologie. La metodologia è la metodologia verbale, quindi la teoria, il sapere, e la pratica, fare. Io non so spiegarti come si va in bicicletta, ma sono capace di andarci e quindi ti aiuterò ad andare. Quindi mettendo insieme queste due funzioni si ha la competenza. La competenza è sapere perché si fa, sapere come si fa e saper fare. Sono tre cose insieme che danno una competenza che il tutor e i trainer cercano di portare verso i loro adepti, chiamiamoli adepti. Nella formazione aziendale, però abbiamo visto che ci siamo concentrati nella formazione aziendale, i trainer tutor hanno dei referenti. I referenti sono a 360 gradi, sono l'azienda stessa, i partecipanti, i trainer tutor e persone esterne. Qui adesso andiamo a illustrare, tanto per rompere la monotonia, la funzione di un trainer. Come può comportarsi un trainer? Ancora Giovanni, mica mai, perché mi ci guida? Per un gigamese per un anno, chiamate in comitato per tre mesi. Quando diventa una... Buongiorno. 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 Cioè, mamma dal comune, cosa vai a fare? Ciao. Vedi tutte queste macchine? Ascoltami qua. Cosa vuoi fare tutte queste macchine qua? Cioè... Sì. Te parli con me, te tasi. Allora, l'autorità del a mezzogiorno te hai un quarto e dopo te sughi. Mezzogiorno, un quarto e... Quindi vedete la spiegazione molto chiara. Intanto si stabilisce una porta, chi è il trainer e chi è quello che deve ascoltare quello che dice il trainer. Il trainer si pone anche con autorità verso chi deve, a cui deve insegnare, e dà delle informazioni molto semplici. Qua gente che aspetta. Oh, mi carito! Te l'ho domandato, vedevo quei patate? Sì, chef. E dove ho gatto messo? Qua. Quella si è tagliata e sparasi e funghi, è vero? Sì. E ora? E ora non può essere che questo. Quella si è trota salmonata. Ti segna che cosa che ti si devo cucinare? Sono salta fuori a vedere altro minuto, ti sbatto fuori. Ma sei trio, chef. Ah, era là da trio. Non passare mente. E cosa aspetti da impiattarlo, dai al cameriere? Non mi hai detto di cucinarlo, non da dargli al cameriere. Un'altra volta, che sia più preciso. Questa parte finale. Interessante. Il trainer, sento, cosa aspetti a portarlo? Giustamente arrivo ai tutti, ma io di cucinarlo, mica di portarlo. Quindi anche questo di dare per scontato certe cose che per noi sono scontate non è automatico, bisogna sempre precisare fino all'inizio, fino all'ultimo, finché non si crea un rapporto in cui beh, se devo cucinare poi dovrò anche portare, c'è qualcosa dopo. Quindi i ruoli, abbiamo visto cosa fa in tempo reale, quindi vedete che cosa in tempo reale come dice dove si deve vedere le patate. Cioè non è che aspetta che siano andati via i clienti e fa agisce in tempo reale. Quindi qua ci siamo preoccupati, quindi il tutor lavora per macro obiettivi. Infatti vedete che l'obiettivo è grande e tutto è piccolo, è il macro obiettivo, tanto per capire e spiegare perché sennò. E quindi si preoccupa del monitoraggio e della valutazione, anche in ingresso, e per fare questo crea dei test. Dove si vedevo le patate, domanda, motiva e valorizza. Se il vedevo se pronto, entro 5 minuti te casso fuori. Questo è un po' drastico, ma comunque dà l'idea. E per far questo, cosa fa? Usa delle tecniche di comunicazione. Deve pur comunicare a questo qua per dire qualcosa. E quindi il corso poi è partito da questo momento anche per insegnare a lui delle piccole tecniche di comunicazione per comunicare attivamente con chi, a cui, per le persone a cui dobbiamo insegnare per forza. Quindi, perché abbiamo visto che il trainer di tutto contribuiscono a delle scelte importanti in un'azienda, in un'organizzazione, perché possono decidere se la persona è adatta a quel ruolo, dopo un'istruzione, se è il suo campo, se non è il suo campo, se andrebbe meglio indirizzato da un'altra parte. Quindi per fare questo usa tecniche di comunicazione e in prima fase abbiamo imparato una tecnica che si chiama brainstorming, che vuol dire, abbiamo detto l'altra volta, tempesta di cervelli, ammesso che ci siano, se non è solo una tempesta, basta. Allora, cos'è il brainstorming? Per chi non lo sa, è appunto, come abbiamo detto, usare la parte destra del cervello, quindi la parte razionale, atemporale, eccetera, dove sparare al gruppo solo pure idee, col divieto assoluto delle critiche. Sono idee, quello che viene, viene. L'importante è tirare fuori tutto quello che c'è, senza che qualcuno per paura lasci sul cassetto magari l'idea della vita. Andiamo avanti ancora con questo, non abbiamo finito ormai. Quindi, ci siamo preoccupati della comunicazione e l'abbiamo divisa in quattro aree. La comunicazione verbale, CV, non verbale,
convenzionale e non convenzionale. Abbiamo messo sotto rovescio, appunto, per dire che è tutta rovesciata. E abbiamo visto che la comunicazione non è solo parlare, ma si comunica con tutto. Abbiamo condensato tutto questo dicendo che la comunicazione ha degli obiettivi, usa dei metodi diversi per ottenere dei risultati diversi, cioè tra un cliente, tra due persone che si vogliono bene, tra uno che deve vendere qualcosa, useranno strumenti diversi. Però tutto questo si condensa in quattro funzioni principali, perché c'è una comunicazione efficiente, devono esserci quattro elementi. Primo, l'emittente del messaggio. Secondo, il messaggio. Terzo, il ricevente. E quarto, è il feedback. Quello che il ricevente, l'emittente, si aspetta di ritorno dalla sua comunicazione. Se manca uno solo di questi elementi, la comunicazione non può avvenire in maniera efficace o non avviene per niente. E adesso vediamo perché. Per capire un po' come funziona la comunicazione, ci sono state inserite dentro la parte sinistra del cervello i cinque assiomi della comunicazione moderna, che sono praticamente: non si può non comunicare, tutto è comunicazione, questo è il primo, quello che vince su tutto, cioè qualsiasi cosa si faccia, comunque, si voglia o non si voglia, volontariamente o involontariamente, si comunica qualcosa. Uno magari che ha un forte odore corporeo può comunicare volontariamente che non si è lavato per più di una settimana, anche se non vuole, per esempio. Poi, secondo, e qui l'abbiamo messa come secondo perché è un duale, quindi ogni messaggio è contenuto e relazione, cioè ha un aspetto numerico informativo, cioè ti do l'informazione, però c'è la parte, chiamiamola sentimentale o di emozione, che crea appunto la relazione con chi parla. Poi, la terza, è la punteggiatura che dà senso al discorso, o meglio, il diavolo si nasconde nei dettagli, quindi una bella comunicazione, però sotto ci sono delle riflessioni, una certa ironia, e porta il messaggio completamente diverso. Quindi consapevolezza, perché la comunicazione è circolare, cioè va e torna, e quindi tutti dobbiamo essere, siamo responsabili di quello che viene fuori dai nostri scritti, dalle nostre parole, dai nostri gesti. Quarto, vabbè, roba quadrata, quattro lati, quindi per due, la comunicazione digitale e analogica è complessa ed efficace. Quindi è digitale e analogica, quindi la digitale e analogica si preoccupa di definire il contenuto stesso del messaggio, quello che ti voglio dire. Sul tornio, questo tornio va fino a 1000 giri, questi sono gli avanzamenti che devi fare. La seconda parte, che è l'analogica, definisce le relazioni, qua abbiamo fatto le relazioni, la funzione di X, le relazioni tra chi comunica e quello che voglio comunicare. Sì, però sta attento che se il materiale è duro devi dare a proprio piombo. Per me il tempo è finito, ce la facciamo. E poi, la quinta, la bella stella, ogni messaggio può essere simmetrico, cioè complementare o simmetrico. Quindi porta sentimenti che possono essere di up e di down, li abbiamo definiti, quindi di up dove io impongo il mio punto di vista e dove io accolgo il mio punto di vista, il punto di vista degli altri. E può essere monodirezionale o bidirezionale. La monodirezionale non ha feedback, o ha il feedback a 18.3.2347, cioè il feedback che l'abbiamo molto avanti nel tempo e non serve a niente. Invece bidirezionale c'è il feedback in tempo reale. Comunicazione e feedback. E quindi abbiamo una comunicazione efficiente. Qui ho finito, ho preso la lega di materiali non originali e l'immagine, la presentazione l'ho fatta io, è questa. E questo è quello che abbiamo imparato in